Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono al bike park di Passo del Tonale e testiamo questa bici, la Scott Gambler, bici da DH che vi faccio vedere adesso. Ecco qua la bici. Monta davanti una Fox 40, dietro Fox Float, ruote da 29 e freni SLX e nient'altro da aggiungere. Per provarla per bene la andiamo a provare chiaramente su una nera. Ah, vado. Facciamo la race line. Adesso per iniziare con qualche saltino senza un vero. Se ne sono proprio per i salti, sono delle dune. Cioè questa è la parte in comune. Dopo, adesso, c'è il video, qui si dividono rossa e nera di qua, blu dall'altro lato. La rossa è la upper way e devi curvare di là. Adesso è iniziata la vera e propria nera, la race line, sentiero nero, ma in confronto ad altri bike park non sarebbe sicuro una nera. Doppio. Sotto il ponte della blu. Io passo di qua. Fa solo la potenza sul telaio, ho sentito. Ripidone, ho sbagliato la linea. Allora, sul doppio. Sbagliato, non avevo visto il doppio. Praticamente non ho visto il doppio e ho provato a copiarlo, ma l'atterraggio era troppo alto e sono caduto. Tranquilli, non mi sono fatto niente. Questo doppio è chiuso invece. Sì, il problema è quello che arrivavo lento. Vabbè.
riparto col doppio. Bello, bello, dai. Ok, raga. L'outro di questo video ve lo faccio qua, scendendo dalla rossa. Quindi, niente, questo video test della Scott Gander è finito. E bici veramente così montata. Vado a Dio, è la prima downhill che provo. Ma veramente bella, si diverte un sacco sia downhill proprio la bici da bike park. Questa bellissima, veramente divertente. Poi tutta l'escursione che ha della Fox 40 veramente ti aiuta tantissimo, anche se sbagli un salto non succede niente. E niente, lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao.